siamo chiamati a dover affrontare, a dover discutere, a dover decidere. Va bene fare, lo voglio ricordare, va bene fare, però ogni tanto proviamo a fare bene. Non viviamo l'assillo di dire che bisogna fare le riforme, che è necessario mandare avanti questo paese, che basta poter enunciare un passo in avanti e non tentare invece di fare in modo che quel passo in avanti si possa compiere in maniera piena, consapevole, tenendo conto dei percorsi che sono stati fatti in questi anni, perché se è vero che l'Italia su questo terreno ha tanti anni da dover recuperare, facciamo in modo che questi anni vengano recuperati in maniera giusta e non mettendo una stelletta in più a quello, diciamo, che il governo ci ha messo di fronte in questi 2 anni e mezzo di legislatura. La ringrazio. È iscritta a parlare l'onorevole Fitzgerald Nissoli. Grazie Presidente. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, oggi è un bel giorno perché finalmente parliamo di cittadinanza in quest'Aula, un argomento spinoso ma la cui riforma non può attendere. La cittadinanza è il simbolo dell'aspirazione all'uguaglianza tra le persone. È un tema, la cittadinanza, che tocca profondamente l'animo umano, il sentirsi parte di una comunità. Quella che stiamo esaminando, quindi, è una riforma doverosa per quei minori stranieri che hanno provato il senso di appartenenza a questa comunità, ma allo stesso tempo è una sconfitta per altri che non sono stati presi in considerazione, e cioè quegli italiani che, recatisi all'estero, hanno perso la cittadinanza, ma che conservano nel cuore e nel modo di essere l'italianità. La loro è un'identità italiana piena, viva, che chiede di essere riconosciuta anche sul piano giuridico. L'Italia è un paese che ha vissuto nella sua storia forti fenomeni emigratori fino agli anni 90. Quindi abbiamo tutti registrato il fatto che il nostro paese, da paese di emigrazione, è diventato un paese di immigrazione, tanto che oggi possiamo contare un pari numero di cittadini italiani emigrati ed immigrati. Due facce della stessa medaglia, quindi, nel contesto globale dei movimenti umani, al cui centro vi è la dimensione della cittadinanza come appartenenza. Una cittadinanza che può essere plurale. Oggi abbiamo fatto un primo passo nell'affrontare le novità demografiche presenti nel nostro paese, ma non possiamo parlare di una riforma completa. Questa riforma dovrà essere completata inserendo anche gli italiani che hanno perduto la cittadinanza andando all'estero. In questo modo avremo la possibilità di legare insieme due realtà che possono fare grande l'Italia, quella dei nuovi italiani e quella degli italiani all'estero. Oggi, mantenendo lo ius sanguinis, apriamo le porte ad uno ius solis temperato, prevedendo di concedere la cittadinanza a chi nasce in Italia da genitori legalmente soggiornanti da almeno 5 anni. Inoltre si introduce lo ius culturae, prevedendo la concessione della cittadinanza ai figli di genitori stranieri che sono entrati in Italia entro il compimento del 12° anno di età ed abbiano frequentato almeno 5 anni di scuola in Italia. Un provvedimento rivolto ai minori con il carattere dell'urgenza, perché i minori sono una priorità. Ma questo non ci deve far dimenticare di lavorare alla definizione di un nuovo orizzonte di diritti per dare a ciascuna persona l'orgoglio di sentirsi pienamente italiana. Un percorso che non può prescindere da una consapevolezza civica, di cui si deve far carico in primis la scuola sin dai primi anni. Solo così riusciremo a dare corpo ad un nuovo ethos civile di cui l'Italia ha bisogno per le future generazioni. Quindi, colleghi, sottosegretario, lavoriamo con uno spirito lungimirante e non dimentichiamo quei tanti italiani all'estero che l'Italia l'hanno sempre amata davvero. Vi chiedo di tener conto di un'altra Italia, delle attese di chi ha perduto la cittadinanza e che guarda con speranza a questo governo e a questo paese, che vuole essere innovativo e aperto al contributo degli italiani all'estero come risorsa preziosa per il nostro sistema paese. Non si tratta di uno sguardo al passato, ma di una proiezione verso il futuro. Infatti, nella società contemporanea, caratterizzata da un aumento dei movimenti umani, spesso non si vive più nel paese in cui si è nati, anche se si sente profondamente il legame con esso. La globalizzazione come processo è una realtà e contribuirà ad aumentare le richieste di cittadinanze plurime.
È il caso degli italiani che oggi si recano all'estero e di quelli che erano partiti dai luoghi natii anni or sono e che hanno perso la cittadinanza italiana senza comunque affievolire l'amore per la madrepatria. Il mio disegno di legge intendeva dare una risposta a queste persone. Non è stato possibile inserirlo in questo testo coordinato, ma chiedo si debba prendere in questa sede un impegno serio, teso a permettere il riacquisto della cittadinanza a chi l'avesse perduta recandosi all'estero. Voglio ringraziare tutti i 317 colleghi che avevano sottoscritto quella proposta e che così hanno mostrato un'enorme sensibilità e chiedo ora di essere conseguenti, come ci chiedono le tante voci italiane cui la legge non riconosce cittadinanza. Voglio essere la voce di quelle testimonianze e pertanto vi leggerò alcune di esse. Dal Canada, quando ho saputo di aver perso la mia cittadinanza italiana, è stato per me uno schiaffo in faccia. Avendo lavorato ed avendo fatto il servizio militare, non mi sarei mai aspettato che un italiano possa perdere la sua cittadinanza e senza nessuna avvertenza. Un'altra testimonianza da New York, Brooklyn. Noi italiani all'estero, nati in Italia, siamo italiani. Non ci dovrebbe essere nessuna discussione sulla nostra cittadinanza. Noi siamo diventati cittadini del paese ospitante per inserimento e per i diritti. Uno nato in Italia è cittadino per sempre, deve solo manifestare la sua cittadinanza presentandosi ai consolati all'estero, riempendo il modulo e avere il nuovo passaporto italiano. Io, Westport, Connecticut. Io sono nata a Roma il 26 giugno 48, ho sposato un americano e sono venuta in America nel 69. Nel 74 mia madre si è trovata sola e per poterla portare in America sono dovuta diventare cittadina americana e rinunciare alla cittadinanza italiana. Mio padre, Liomi, ha lavorato una vita per il governo italiano. Io vorrei tanto poter ristabilire la mia cittadinanza italiana, visto che sono nata e cresciuta lì e tutta la mia famiglia è ancora lì. Grazie. Washington DC, ho tre figli, due di loro ed io abbiamo riacquistato la cittadinanza, ma uno dei miei figli, nato mentre avevo perso la cittadinanza e non ancora riacquistata, vorrebbe anche lui unirsi a noi tutti italiani. Si potrebbe riacquistarla trasferendosi in Italia, ma non si può lasciare famiglia e lavoro. Chiederemo un metodo più semplice e giusto per riunire tutta la famiglia. Messico. Conosco italiani in Messico che per esigenze lavorative hanno dovuto rinunciare alla cittadinanza italiana in passato. Credo che italiani si è sempre e dovrebbe essere un diritto conservare il proprio passaporto. Maryland, c'è un'ingiustizia di fondo perché hanno perso la cittadinanza quelli prima del 92. È discriminante se sia fatta una legge del genere. Il professor Dulbecco per questo motivo non ha potuto prendere il premio Nobel per la ricerca come italiano, ma come americano, perché lo Stato italiano non ha fatto niente per abolire la suddetta improponibile legge verso coloro che, pur essendo immigrati, sono un valore inestimabile per l'italianità nel mondo. California. Conosco americani cui i nonni erano italiani e loro per quello hanno potuto prendersi la cittadinanza italiana. Non solo loro, ma anche i rispettivi sposi e eventuali figli. Lo trovo assurdo. Mentre italiani che hanno perduto la cittadinanza negli anni 90 non possono praticamente più riprendersela a meno che non tornino a vivere in Italia per un anno. Venezuela. Sono figlia di italiani nata a Salerno e ci ho vissuto fino a 10 anni. Ho perso la cittadinanza italiana perché la ditta dove ero impiegata mi chiedeva la nazionalità venezuelana per continuare a lavorare. Vorrei riacquistare la mia cittadinanza perché io e tutta la mia famiglia siamo italiani di nascita e di cuore. Ohio. Questo mi pare giusto e può anche aiutare l'economia, visto che tanti dei nostri prodotti made in Italy sono amati in tutto il mondo, grazie a molti emigranti che hanno portato e portano ancora con loro la nostra cultura nel mondo, creando in altri un desiderio per conoscere meglio l'Italia che trovano in loro. New York, per non dimenticare chi è stato costretto ad andare via dall'Italia per conquistare un futuro migliore. Michigan. Sono nato in Italia, venuto in USA quando avevo 5 anni, ho perduto la cittadinanza italiana da bambino quando i miei genitori hanno perso la cittadinanza USA, la cittadinanza USA. Adesso mi piace tornare in Italia spesso, sono proprietario in Italia e voglio poter dire che sono anche cittadino. Non sono solo nato in Italia, per piacere fate tutto il possibile per fare questo, perché questo diventi realtà. Le leggi giuste non hanno colore politico. Io sono nata, cresciuta e andata a scuola in Italia, la mia patria è italiana. Sono nata California, sono nata in Italia da genitori italiani, parlo italiano, ho studiato in Italia fino alla laurea. Tutta la mia famiglia italiana vive in Italia. Ho perso la mia cittadinanza italiana dopo che mi sono trasferita in USA e vorrei riacquistarla.
perché non dovrebbe essere altrimenti. Una volta nato in Italia, fatto il militare in Italia, sei sempre italiano. Brooklyn, sono nato, vissuto, educato, servito alla leva, espatriato perché senza lavoro, perché non posso più chiamare l'Italia la mia patria. La cittadinanza italiana non può essere cancellata dalle vicende della vita che hanno condotto tanti italiani ad emigrare. Per i connazionali all'estero, il riacquisto della cittadinanza italiana significa ratificare qualcosa che è già nel nostro DNA. Oggi, una volta ratificata la proposta di legge, il Parlamento e il popolo italiano restituiscono il loro dovuto onore. Messico, mi sono sposata con un messicano per poter lavorare. Ho chiesto la cittadinanza del paese ospitante. Quando ho riacquistato la cittadinanza, ho potuto trasmetterla solo alla figlia minorenne. La figlia maggiorenne, secondo la legge del 92, non ha diritto ed è la cosa più assurda. Entrambe sono figlie mie, io sono nata in Italia, ho studiato in Italia, i miei genitori, nonni, bisnonni, trisauri e tutti gli avi italiani hanno combattuto, nonni e papà, nella prima e nella seconda guerra, sono stati feriti, hanno lottato per una patria che ora viene negata e non mi spiego perché agli oriundi italiani giunti in Messico nel lontano 1880 sia loro concesse, a mia figlia nata nel 1973, no. Trumbull, Connecticut, nel 76 io e la mia famiglia siamo emigrati negli Stati Uniti d'America. Nell'86 circa persi la cittadinanza, presi la cittadinanza americana. Non avevo nessuna intenzione di perdere la cittadinanza nel mio paese di nascita. È un vero peccato aver perso la cittadinanza italiana, vorrei riacquistarla. Siete assurdi, date la cittadinanza a chiunque che ha un lontano nonno italiano e la togliete a chi è nato, vissuto in Italia e parla italiano. Ho quattro figli, tre sono cittadini italiani e uno no. Sono nato e laureato in Italia perché tante storie per riprendere una nazionalità perduta in un mondo globalizzato. Sono nato in Italia, ho vissuto in Italia fino a 20 anni, ho fatto tutte le scuole. Poi sono venuto in Venezuela per lavoro, mi hanno fatto soffrire e spendere tanto denaro perché sono dovuto rimanere quasi 2 anni in Italia per riacquistare la cittadinanza. Ritengo che la cittadinanza sia un diritto che non si deve prendere per cavilli burocratici spesso dovuti alla ritrattezza e inadeguatezza delle leggi. I miei genitori vorrebbero ripristinare la loro cittadinanza italiana e dare i loro diritti storici a due bambini che sono nati dopo essere diventati cittadini canadesi. Fuori dei loro tre figli, solo uno era in grado di ottenere la cittadinanza italiana come la madre era ancora italiana al momento della sua nascita. Per essere giusto ed equo, gli altri due figli nati da lei gli è stato negato lo stesso diritto. E anch'io, quando mi sono sposata, invece non ho rinunciato alla cittadinanza italiana, mi sono per prendere quella americana, però avrei potuto essere una di queste testimonianze che vi ho appena letto. Quindi ritengo che non possiamo non dare risposte, è un debito di riconoscenza nei confronti di chi italiano, nato in Italia, ha perduto la cittadinanza, continuando a conservare nel cuore l'amore per l'Italia. Grazie. È iscritta a parlare l'onorevole Rondini, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Vede, noi riteniamo che il provvedimento che oggi arriva in aula sia un'ennesima manifestazione della volontà con la quale è perseguito un preciso obiettivo ideologico, l'annientamento della nostra identità. In combinato disposto con la politica dell'accoglienza indiscriminata, cercate di dare un nuovo colpo, un colpo forse mortale, a quell'omogeneità culturale ed anche etnica che noi riconosciamo. Grazie. Prego. Ed anche etnica che noi riconosciamo come un valore su cui si basa la pace sociale delle nostre comunità. La futura allucinante società che voi immaginate prevede l'annientamento di ciò che siamo stati sino ad ora e l'agevolazione per legge della società multiculturale. Utilizzate ad arte le immagini dei bambini per